Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. È arrivato un altro paccone da All Supplements. Ho fatto un ordine perché avevo finito tutte le cose. Era da molto che non facevo un ordine, quindi questo pacco è abbastanza grande, come vedete. Allora, per fare un po' di spazio, ora lo metto a terra come sempre. Qui c'è scritto tutto. Cosa ho preso? Comunque mettiamolo a terra. Prima di farvi vedere che cosa ho preso, non dimenticate di lasciare un like a questo video se volete vedere altri unboxing e di iscrivervi al canale. Prima cosa importantissima che ho preso, perché mi stavano finendo, sono queste qui, le proteine, che in realtà, allora ragazzi, io cercavo quelle di Prozis, quelle che prendo sempre, ma non c'erano questa volta. Quindi ho optato per queste qui, che credo siano una novità. E il prezzo super giù è quello, quindi queste costano un po' di più. Poi vabbè, lo sapete che con il mio sconto avete il 10% in meno, eccetera eccetera. Quindi allora, queste qui sono gusto vanilla ice native whey. Ero un po' indecisa perché appunto sono native, sono della take away everyday, fa rima. Poi questo colore è bellissimo, però dai, figo. 39 grammi di proteine per serving. Qui dietro ci sono un po' di scrittine particolari, è una confezione molto carina, mi piace. Poi ho preso vaniglia, sono dei gusti strani, ho preso vaniglia per andare un po' più sul sicuro. Queste Native Whey non so come possano essere, quindi ero molto titubante nel prenderle, però vabbè. Sono 800 grammi che a me vanno via come l'acqua, però per adesso ho preso queste qui, le proveremo insieme e vi farò sapere come sono. Ho fatto un po' di scorta di chips ed ho preso queste della Daily Life, che io adoro, ormai lo sapete perché le prendo sempre. Ho preso le classiche perché queste piacciono a Davide in realtà, quindi ho fatto scorta di queste, ed infatti ne ho prese altre classiche. E poi queste alle erbe greche. Queste alle erbe greche a me piacciono moltissimo, anche quelle al formaggio in realtà. Vabbè, sono tutte buone, poi costano un cavolo, quindi niente, le prendo sempre e le riprenderò sempre, penso, sì. Non mi soffermo più di tanto a parlare di patatine perché non c'è niente da dire. 30 grammi in questi pacchettini sono pochine, però vabbè, ce le facciamo bastare come sempre. Altre chips che ho preso, però sono delle chips un po' particolari, sono queste qui. Sono delle chips di ceci, quindi ero curiosa di provarle, senza glutine, con olio di semi di girasole. Queste sono della ProBios, biologico dal 1978. Chips biologiche con ceci, senza glutine. Ingredienti: farina di ceci, amido di patate, olio di semi di girasole, farina di patate e sale. Niente, le proviamo con qualche aperitivino. Non ricordo se c'erano anche di altri tipi di legumi, eccetera, non me lo ricordo, però io di solito queste cose di ceci le prendo sempre come la pasta anche, quindi ho preso queste qui per questa volta. Se avete provato altri tipi, fatemelo sapere. Ho ripreso ad andare in palestra, sì, finalmente hanno riaperto le palestre con tutte le precauzioni del caso, però andiamo di nuovo in palestra, quindi mi servivano di nuovo gli essenziali ed ho preso questi qui. Questa volta ho preso questi perché gli altri, quelli che prendo di solito, non c'erano. Comunque ho trovato questi qui che erano pure in offerta, sono quelli Yamamoto Essential Amino, sono 240 tablet. Ne volevo prendere due in realtà, appunto perché erano in offerta, e poi questi io li uso tanto, quindi adesso se ne andranno così pure questi insieme a come le proteine. Però niente, per adesso ho preso questi qua e poi vediamo con il tempo, vediamo più in là. Questi qui non li ho provati mai, quindi vabbè, penso siano buoni, comunque Yamamoto è buono, quindi non dovrei avere alcun tipo di problema, ma perché problema devo avere con gli essenziali. Questa volta comunque non ho preso tante barrette cioccolate e cioccolatini, se non ricordo male, perché ormai fa caldo, sciolgono, quindi devo tenerle in frigo e mi scoccia, quindi ne ho prese pochissime o non ho preso. Però ho preso questi qui, sono un pochino distrutti, però sono dei biscotti, tipo i crumiri, praticamente sì, i crumiri, biscotti, crumiri con grano saraceno. Ce n'erano diversi tipi, però ho voluto prendere questi qui sia perché erano al grano saraceno, sono al grano saraceno, sia perché io adoro i crumiri. Farina di riso, olio di semi di girasole, zucchero di canna, farina di avena, farina integrale di grano saraceno, fragola di patate, insomma un po' di cose, quindi dovrebbero essere buoni, spero che abbiano un po' di sapore e non siano in sapore. Speriamo di no. Sono 200 grammi, non costano pochissimo per essere questi biscotti. Vabbè, questi biscotti un po' così costano sempre un po' di più dei biscotti classici, ovviamente, però sono col grano saraceno, eccetera, senza glutine, quindi va bene così. Allora, ho preso questi così qua, questi qua. Allora, con calma, questi al cioccolato che sono? C'è scritto, però non si vede bene. Sono della Ciao Carb, questi tipo bomboloni, dei bomboloni. Protein bun, no, proto bun, sono dei proto bun, tipo dei paninetti al cioccolato.
non si legge tanto bene quello che c'è scritto, però sono appunto dei tipo dei bomboloni dolci, sì, certo, sono al cioccolato. E ne ho presi due di questi qui. Visto che non potevo prendere tante barrette, ho preso un po' di queste cose così, perché qualcosa di sfizioso lo devo prendere sempre. Ma ho preso anche questi due, questi qui che sono gli stessi, sempre Protoban, ora qui si legge un po' meglio in realtà. Questi sono neutri, diciamo, però non ho capito bene se sono sempre dolci o salato. Penso... non lo so... non lo so, non ne ho idea, comunque poi li assaggio e vi faccio sapere. Comunque niente, ho preso questi qua, sono 50 grammi, ottimi. Vediamo le proteine. All'interno di uno di questi qui abbiamo ben 13 grammi di proteine e pochissimi carboidrati, quindi sono ottimi come valori e spero siano anche buoni come sapore. Mi sembra che il... ci sono pure i croissant di questo qua, di questa Ciao Carb, sono buoni. Sì, l'ho preso, già ve l'ho fatto vedere. Poi non lo so, vabbè, insomma, riproviamo e vediamo. Allora, io adoro i pancake, questi che prendo sempre sul supplement della Nano. Ce ne sono di vari gusti e li ho presi quasi tutti praticamente. Però questa volta, non lo so, volevo provare quelli diversi, cioè quella novità, che sono questi qui. Questi sono cookies and cream, sempre questi pancake. Ed infatti ho fatto scorta, ne ho presi 4. Potevo prendere gusti diversi ovviamente, ma ho preso tutti questi. Quindi se non mi piace ho fatto una cavolata, se mi piacciono ho fatto benissimo. Credo che siano strabuoni perché ne parlano tutti benissimo. E poi a me piacciono gli altri, quindi cookies and cream lo adoro, sia nelle barrette che tutto. Proteine, cose, cookies and cream per me è il top. Quindi questi saranno buonissimi, ragazzi. Ho ripreso i padding, questi qui famosissimi della Herman High Protein, che già conoscete benissimo, ho fatto anche altri video, ne ho parlato tanto comunque, quindi non mi soffermo più di tanto, però ho preso gusto vaniglia, ma ho preso questi gusti perché c'erano solo questi qui, vaniglia e coconut padding, cioccolato e cocco. Ne ho presi due di questi e due di questi, che sono qui. Eccoli qui, buonissimi. Volevo prendere quello al caramello perché quello al caramello, ragazzi, è troppo buono, però non c'era purtroppo, quindi ci accontentiamo di questi qui che adesso metteremo nel frigorifero e mangeremo belli freschi. Dovrei fare un mea culpa perché dovevo girare il video quello delle creme, che non ho più girato, ho tutte le creme, le cose conservate per farvele vedere e non ho più girato il video, quindi non va bene questa cosa. Mi riprometto di farlo in questi giorni e aggiungerò anche queste creme a questo punto. Una è questa qui, la Go Nuts, quella nuova, ci sono vari gusti nuovi, però questa è quella alla mandorla. Allora, la Go Nuts è buonissima, a me piace, però quella dark per esempio non mi piace, mi piace quella classica che ho preso. Non costano tantissimo, anche se queste novità costano più delle altre, soprattutto quella al pistacchio, a un costo abbastanza elevato, credo 13 euro, quindi un pochino troppo. Però ho preso questa qui che non costava tantissimo in realtà. Questa alla mandorla, abbiamo 25% di proteine, sugar free, palm oil free, sono 350 grammi e niente, la proveremo. Spero sia buona perché io adoro la mandorla, adoro anche il pistacchio, però non l'ho potuta prendere. Niente, proviamo questa alla mandorla. E poi ho preso la classica, questa, la Go Nuts classica, che è stata un po' criticata in alcuni video, ma ragazzi a me piace, sì, forse ha una consistenza un po' strana, quello sì, però il gusto è buono, il prezzo è buono, i valori e gli ingredienti sono ottimi, quindi io continuerò a prenderla sempre. Sono nera, perché sono nera? Qui c'è un'altra crema, suppongo, beh, penso proprio di sì. Andiamo ad aprire in qualche modo questa confezione. Loro la imballano così bene, poi arrivo io, magari la butto a terra e la distruggo. Allora, ecco qui. Ah sì, ho preso anche questa, la Protein Cream della Nano. Questa è la White Chocolate. Che bella, ma il barattolo di vetro. No, sì. Sono 400 grammi, un barattolo da 400 grammi di vetro. No sugar added, anzi no added sugar. 18% di proteine, 10% di hazelnut. Nocciole. Potrei mettere a paragone questa, però quella è la mandorla, quella della Go Nuts. Vabbè, la metterò a paragone con qualche altra crema. Infatti, come pensavo, questa volta barrette non ne ho preso, proprio per evitare che si sciogliessero, però ho preso questi qui. Questi sono praticamente dei wafer, sì, dei wafer della Daily Life. Non li avevo mai visti, credo siano delle novità. Questo che gusto è? Vaniglia. E questo è gusto cocco. Cocco, è scritto qui sotto e non si vede, comunque qua cocco. 21% di proteina per 35 grammi, quindi non male. Sono indecisa se metterli anche in frigo questi qui, non ne ho idea. Senza zuccheri aggiunti, si chiama Waffy.
guasti, che carini. Speriamo siano buoni. Ho provato quelli di Prozis, i wafer, e quelli sono buonissimi. Questi vediamo, perché non costano tanto. Ho ripreso un cookie, questi qui della Natu, che sono buonissimi. Non sto qui a parlarne più di tanto perché lo sappiamo che sono troppo buoni, quindi ogni pacco prevede un cookie, quindi ormai lo sappiamo. Cambia il gusto solamente. Questo per esempio è chocolate chip, perché è classico, quindi non si sbaglia mai. No, veramente, questi sono molto buoni, perché poi io spesso li spezzetto nello yogurt, ve l'ho fatto vedere anche in un What I Eat in a Day. 13 grammi di proteina, poi per 60 grammi, cioè, voglio dire, buoni, buoni, buoni. Ora, ragazzi, c'è un problema, c'è questa cosa qui, ma io non so che cosa sia. Stick, black, no! Ho capito, ma perché sono messi così? Ma questi sono quelli della Granelli Food, se non sbaglio. Ma pensavo fossero in una scatola tutta figa, invece no, sono in questa cosa così di plastica. Pensavo fosse ammoniaca, tipo quella per i dolci. Vabbè, insomma, in questa bustina qui noi abbiamo i stick, come ve lo spiego adesso? I black stick, stick black. Ragazzi, avete presente i Togo? Ok, quelli dovrebbero essere, questi al cioccolato. Cioccolato al latte, spero, perché se è fondente non mi piace. Perché di questi della Granelli ci sono adesso, ho visto, sia quelli bianchi che questi black. Ho preso questi black, gli stick. Saranno tutti squagliati, ora li metto in frigo perché essendo cioccolato, va bene. Sono le forbici qui da 2 ore. Ultima cosa, e non per importanza, non è food in questo caso, ma è una cosa molto utile in questo periodo che tutti abbiamo, tutti possediamo, tutti dobbiamo avere. Per forza quando usciamo, cos'è? Indovinello. Ma è la mascherina, ovviamente. È la mascherina, questa è di, cioè praticamente un coprivolto, così denominato coprivolto se non sbaglio. Allora, questo qui è del brand Icarus, non so se lo conoscete. Ha delle cose molto belle per quanto riguarda l'abbigliamento, per quanto riguarda l'integrazione è un po' caruccio per i miei gusti, nel senso sono dei prodotti ottimi, di qualità ottima, però io sinceramente non posso ogni volta spendere 300 euro per l'integrazione, mi dispiace. Però per chi è un atleta, per chi si allena e comunque fa gareggio, eccetera, si deve comunque integrare in maniera diversa, con delle cose di ottima qualità comunque, va benissimo, cioè sono delle cose ottime, quindi vi consiglio anzi di andarlo a vedere se non conoscete questo brand qui, Icarus. Comunque la mascherina era troppo figa, quindi non potevo lasciarla lì, ovviamente. Poi per adesso servono, quindi siccome sono introvabili le altre, prendiamo questa qui, vediamo come sta. Il profumo. Non ci vedo, ragazzi, aiuto. Non si vedo più. Com'è così? Carina, no? Molto carina. Bene, io concluderei così questo video. Tanto ormai siamo in tema con queste mascherine e il nuovo outfit. Allora, siccome ho cambiato risoluzione nella fotocamera, credo che sia per esplodere il cellulare a questo punto, perché mi ha detto delle scritte strane, credo che sicuramente non starà neanche registrando. Comunque io parlo da sola, cosa che mi piace fare, adoro parlare da sola come una pazza. Spero come sempre che questo unboxing vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se avete provato queste cose qui, e sì, farò il video delle creme, promesso, sì, promesso. Ve lo ridico di mettere un like, lasciatelo questo like per favore, iscrivetevi e seguitemi su Instagram. Vi mando un bacio, vi aspetto al prossimo video, ciao!